Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per la prima volta proveremo questo kit che mi ha inviato la ditta Cleopatra, di cui vi lascio qui il link della collaborazione, ed è appunto un kit per della resina a cristallo. Allora, come vi avevo già letto nel video illustrativo dei prodotti, è una resina totalmente trasparente ed incolore, una buona resistenza alla rottura e 10 volte in meno di microbolle. Nel retro possiamo trovare tutti i materiali all'interno della scatola, ovvero i due componenti A e B, un paio di guanti, dei misurini, delle palettine, una pompetta credo che sia e un foglietto illustrativo. La confezione si presenta in questo modo e adesso vi faccio vedere tutto ciò che contiene. Ed ecco qui tutto l'occorrente di cui abbiamo bisogno. Allora, questa è la scatola vuota che possiamo benissimo spostare. Questi sono i due componenti, adesso li andiamo a vedere più nel dettaglio. Queste sono le palettine di legno, la pompetta e due dosatori, in questo modo credo siano uguali, esatto, fino a 30 ml, come vedete. E qui invece abbiamo un foglietto illustrativo. Questo è il componente A, mentre questo è il nostro componente B. Allora, per quanto riguarda il mixaggio e il dosaggio, innanzitutto andiamo a vedere che qui il nostro componente A è di 100 ml, mentre il nostro componente B è di 50 ml. Quindi praticamente il componente A deve essere il doppio rispetto al componente B. Per lavorare la nostra resina utilizzerò il resin pad. In questa parte lavoreremo con gli stampini e sicuramente creerò anche qualche creazione del genere, anche perché sicuramente avanzerà della resina. Noi cerchiamo sempre di non far sciupare la resina e mettiamoci subito all'opera. Allora, come prima cosa uso i guanti che ho trovato all'interno della scatola e ho predisposto tutti i miei materiali. Allora, qui abbiamo il componente A e questo invece è il componente B e alcuni stampini, come vedete ci sono anche questi. Quindi adesso vediamo subito come procedere. Allora, per quanto riguarda il componente B metterò solamente 10 ml, mentre il componente A deve essere il suo doppio, quindi praticamente 20 ml. Metterò qui il componente A e qui il componente B. Come vedete è praticamente acqua, cioè non c'è nessunissima bolla, è assurdo. Wow. Procediamo con il componente B. Ok, ho finito adesso di miscelare, cioè guardate qui non c'è una bolla, cioè è praticamente acqua, spettacolare, wow. Allora avvicino un po' il mio resin pad, verso la resina in diversi bicchierini perché devo fare comunque delle colate colorate. Userò anche i miei glitter molto molto particolari, vediamo un po' di utilizzare le stelline, quelle viola, adesso le apro meglio, così le vedrete meglio, e verso un po' qui. E verso anche le palline azzurre. Adesso aggiungo un pochino di colore con uno stuzzicadenti qui all'interno. Lascio un attimo qui la mia resina di scarto perché poi la voglio andare a unire in questo fiocco qui con la resina che adesso andrò a fare. Prendo l'altro bicchierino e verso invece i brillantini arancioni e gialli. Aggiungo anche qui una goccina abbinata. Ok, nella resina che mi è rimasta qui metterò un po' di glitter. Unirò i glitter bianchi della Prochima che mi sono quasi finiti, tra l'altro. Danno sempre questo riflesso azzurrino meraviglioso. Adesso voglio fare queste formine qua, però voglio aggiungerci un po' di colore.
vado a realizzare una nuova colata perché voglio anche riempire questo stampo qui con le farfalle, quindi unisco di nuovo le nostre resine e unisco un po' di colorante perlato color viola. Metto all'interno anche di glitter color porpora. Wow, che meraviglia! Per le ultime due farfalline utilizzerò invece il pigmento color rame della Resin Pro. Ed ecco qui le nostre creazioni. Sulla confezione c'è scritto che affinché si asciughino completamente occorrono 2 giorni, ovvero 48 ore, ma io nel frattempo le controllerò, vedrò se si sono mano a mano indurite, ma saprò dirvi meglio dopo sicuramente. Io aspetterò 48 ore, mentre per voi il video continuerà tra qualche secondo. Ed eccoci qui. Allora, sono passate circa 26 ore, perché le creazioni le ho fatte verso le 4 del pomeriggio di ieri, adesso sono le 6 e mezza, circa le 7. E possiamo vedere come le creazioni sono completamente indurite. Allora, io vi faccio sentire prima il rumorino classico, insomma, per farvi sentire proprio che sono dure. Le ho lasciate fuori completamente al sole per circa 6-7 ore, e in questo periodo, soprattutto oggi, il caldo è tantissimo, quindi credo che abbiamo sfiorato anche picchi di 35-36 gradi. E dato che l'indurimento di questa resina richiedeva almeno 25 gradi, abbiamo così ridotto il tempo di asciugatura ed indurimento. Io sono molto molto curiosa di vedere come sono diventate. Vorrei togliere prima la resina, questa qui in eccesso, se così possiamo dire, e iniziamo proprio dai bottoni. Come vedete si toglie proprio in modo molto molto veloce. Guardate qui quanto sono traslucidi con questi brillantini bianchi, poi sono perfetti. E sì, posso confermarvi che sono molto molto duri. Wow, carinissimi. Adesso vediamo le frecce. E voilà, anche queste molto molto carine. Queste invece sono le piume. Carinissime anche queste, e in ultimo il ciondolino rotondo, e voilà. Benissimo, adesso tolgo il resin pad e avvicino tutte le creazioni da scoprire. Iniziamo da quest'ancora. Oddio, che carina! È super bella! Carinissima, guardate i glitter, si sono tutti intersecati in queste linee. Molto molto carina, mi piace tantissimo quest'ancora, poi farò sicuramente un forellino qui. Poi vediamo una farfallina, anzi vediamo la farfalla questa qui, color porpora, color viola. Fortunatamente non sono venute le classiche bolle ai lati, insomma, delle ali. Devo dire molto molto carina, guardate qui quanto è bello, ovviamente lucidato, questo pigmento rende molto di più, infatti guardate qui dietro. In ogni caso lo luciderò. Poi vediamo un po' il fiocco. Allora, la creazione mi piace tantissimo. È super bella, solo che rende pochissimo perché è un po' opaca, è un po' opacizzato questo stampo. Quindi magari la luciderò. E ovviamente l'effetto sarà così luminoso come lo vedete dietro, quindi insomma la vedrete presto lucida. Mi piace tantissimo, è molto molto carina con questo bicolor. Davvero tantissimo, mi piace. Poi scopriamo Alice, e voilà, anche Alice mi piace tantissimo e anche lei è da lucidare. Guardate qui che carina. Vediamo anche il bianconiglio. Wow, che carina, uno spettacolo! Guardate qui, carinissime tutte e due queste sagomine. Adesso sono curiosissima di vedere il cameo, guardate come si stacca facilmente. Ok, vediamo un pochino. Wow, che meraviglia! Credo che qui realizzerò una sagomina di qualche, insomma, qualche personaggio, non so, indicatemelo giù nei commenti se per voi è più, diciamo, appropriato qualche personaggio Disney. Io ad occhio credo che Frozen sarebbe perfetta, però magari dopo vediamo un pochino anche le vostre idee. Vediamo le due farfalle color bronzo, purtroppo opache, ma che andrò poi a lucidare. Allora, vediamo questo. Wow, guardate questo colore, è incredibile, per quanto sia opaco è stupendo. In più voglio farvi notare tutti i dettagli senza nessunissima bolla. Questa resina la adoro, è veramente straordinaria. E infine vediamo il macaron. E voilà. Anche questo molto molto carino, come sapete lo realizzerò sempre con all'interno il silicone per simulare proprio la panna. E voilà,
Queste sono tutte le creazioni che ho realizzato con la nuova resina Crystal Diamond della Cleopatra. Sono molto molto contenta di averla sperimentata, ve la consiglio tantissimo perché è una resina perfetta, soprattutto se avete qualche problemino con le bolle. Con questa resina potete andare veramente ad occhi chiusi, come avete visto non c'è nessuna bolla e nessuna creazione, quindi sono molto molto soddisfatta. Ditemi qual è la vostra creazione preferita, io le adoro tutte, davvero non ce n'è nessuna che non mi piace, forse in particolare adoro un po' più il fiocco, ma comunque sono tutte bellissime. E per oggi è tutto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!